Questa luce incredibile che c'è stamattina in questo ufficio godoso, bentornati su Poppy Playtime capitolo 2. Oggi è la prima volta che registro video nel 2024, ragazzi, spero infatti di fare almeno 2 video gameplay, e sono i primi gameplay del 2024, magari ci porterà fortuna e forse massacreremo con tantissimo godo questi maledetti Agiwagi, perché se non l'avete visto lo scorso episodio, dopo essere morto più o meno 7 volte contro quei maledetti Agiwagi piccoli, mi stava salendo il godo, quindi ho detto meglio fermarci un attimo ed era pure tardi, siamo rimasti che dovevamo sconfiggere questi mini Agiwagi. È un peccato perché il gioco del coniglietto Banzo Bunny era simpatico, durava il tempo giusto ed era simpatico. Invece questo gioco degli Agiwagi secondo me dura un pochino troppo, e infatti, ora voi non so se lo vedete da schermo, ho dovuto mettere la luminosità al massimo, infatti lo schermo sta per scoppiare per quanta luminosità ho messo, e ho dovuto aumentare la velocità del mouse tantissimo, perché altrimenti quella gioco dei mini Agiwagi non ci riuscirò mai se non faccio queste cose. La cosa che io non capisco di quel gioco, se è una cosa a tempo oppure devo colpire più Agiwagi possibile, quindi non so quale delle due opzioni sia. Però dura troppo, dura troppo. È troppo, io l'avrei fatto durare un po' di meno e magari li avrei resi più aggressivi fin da subito, no? Perché ci sono tipo 10 secondi in cui tu senti solo i suoni di questi maledetti che escono dai tubi e poi te ne trovi 5-6 addosso. Non lo so. Vedremo di riuscire a sconfiggere questa cosa. Questi due Agiwagi di tiro faranno una brutta fine se oggi non riesco a fare questo livello. La cosa divertente del capitolo 2 è che ho registrato 2 episodi prima di Natale, 2 episodi prima di Capodanno, e oggi siamo nel 2024. Manca poco alla Befana e sto registrando probabilmente gli ultimi 2 episodi, credo, più l'episodio extra che, vabbè, dovrò fare dopo. Detto questo, partiamo. Partiamo. Play. Ora, io spero mi abbia salvato. Spero mi abbia salvato. E eravamo rimasti, appunto, alla scenetta degli Agiwagi piccoli. Allora, ci siamo. Ok, ho la luminosità altissima e ho aumentato la velocità dei mouse, quindi dovremmo riuscirci a fare questa brutta cosa. Non ho messo il timer per il video, fantastico. Però io li continuo a non vedere, ragazzi. Io penso ci morirò un sacco di volte ancora qua. Vabbè, un pochino li vedo un po' più di prima. 2 3. Non li vedo però. Sto veramente odiando questa cosa, ragazzi, da morire. Sto veramente odiando. Adesso niente, vi taglio tutto fin quando non abbiamo abbattuto questi cosi. Ci vediamo quando vincerò questo livello. Thank you.
capito? È il secondo tentativo, ho perso quello con voi, ho fatto questo qui. Più concentrato, ma ok. Ok, mamma mia, mai più. Eh no, mai più niente, perché mi toccherà pure rifarlo, perché l'episodio extra lo dobbiamo rifare. Sono senza parole, perché sinceramente pensavo di metterci molto di più. Infatti qui mi ero preparato già il tempo. Avevo messo già minimo mezz'ora. Ok, no, allora devo un attimo resetto il timer a sto punto. Allora, un attimo, facciamo aspettare Mammy Long Legs un secondo, perché scusami un attimo. Scusate, un attimo, io mi riavvio il timer per l'episodio. Allora, tu sta buona, ma l'unica cosa che ho provato a fare diversamente da prima è stato ogni tanto fare combo di doppia mano. E voi direte, perché? Non conviene che fai così, no? No, perché c'è una orribile cosa. Quando tu colpi, non, forse l'avrete visto perché vi avrò messo tutta quanto il try. Molte volte io li colpivo, ma colpivo le manine, non colpivo la testa, perché mi veniva da colpirli quando ancora erano non usciti del tutto. E quindi giustamente era un tiro che perdevi. Praticamente non devi mai sbagliare. Se sbagli più di 2-3 volte perdi sempre. Li devi colpire sempre in testa. Quindi alcuni lo facevo la doppia mano, così li beccavo per forza in testa. Sono contento. Ok, finalmente possiamo andare avanti. Ok. Comunque diamogli 5. Ecco. Lei è molto arrabbiata comunque. È molto arrabbiata che siamo riusciti a fare questi livelli. Lei proprio vuole che ci facciamo una brutta fine. Infatti qua c'è tutto sangue. Vabbè. Ok, questa dovrebbe essere la seconda pagina del codice del trenino per scappare da questo posto orribile. E questi sono i colori. Grazie. Ok, questo era il codice che abbiamo preso col coniglietto. E questi sono i colori. Ok, va bene. Only one game left to play. Ok. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Though, it's never too late to change your mind. Ok, ci ha detto che mamma è molto triste, che perché rimane solo un gioco e lei sperava che noi rimanessimo con lei per sempre, ma a quanto pare, insomma, se riusciamo a uscire, lei è molto triste e ha detto però ci sono altri modi per farti rimanere qui per sempre. No, guarda, guarda perché mi fa. Ok, vabbè, vi siete salvati voi due là dietro, Huggy Wuggy. Oh, attenzione. Oh, ci sono altri. Che poi è vero, questa cosa me la sono scordata nello scorso episodio. Chissà quante manine colorate ci sono. Perché noi abbiamo la blu, che mi sa che è quella proprio base, no? Poi avevamo la rossa del primo capitolo che lei ci ha rotto, e poi abbiamo la verde. Mi chiedo se ci saranno altre manine in futuro. Non lo so, manine colorate? O poteri incredibili? Non lo so, vabbè, ok, andiamo. La verde c'ha un potere, infatti, in più, che possiamo mantenere l'energia con la verde. Ok. Guardo sempre attorno se tante volte ci sono dei piccoli trofei nascosti, però. Quanti ce ne abbiamo a proposito di trofei? Ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5. A meno che non ci siano altri collezionabili strani, però. Come ci salgo lassù? Ah no, eccolo! Kissy Missy? Ah, ho appena detto dei trofei, ne abbiamo trovato uno. Ok. Ah, Kissy Missy, eccola, è la Wacky Wacky Femmina. Quindi io continuerò a chiamare sempre Wacky Wacky Femmina, però è Kissy Missy. Dice, no, se non sbaglio, lei canta e balla con i bambini, quindi insomma. Ma qui dobbiamo fare parkour incredibile? No. Ok. Paura, faremo una bruttissima fine. Quello che è quello? Cos'è quel coso? Ah, ecco, io stavo facendo parkour. Ok. Non l'avevo visto, non l'avevo visto. Ed era pure illuminato, vabbè. Ok, ecco un altro cartellone di questi sus. Cerchiamo di non farlo cadere, magari. Ok. Questo è quello di Candy Cat. Push the button to feed me candy. Ok, gli piacciono le caramelle. Nom nom. Feed me more. Scusate, mi ha fatto ridere come fa gnam gnam gnam. Mi ricorda un certo bruco del dio. Nom nom nom. More, more candy. Per adesso, in tutti i cartelloni slash personaggi che abbiamo visto, questo è quello più semplice, se vogliamo, perché è un gatto che mangia le caramelle. Cioè, invece di essere Garfield che mangia le lasagne, lui mangia le caramelle. Ok, si è riempito di caramelle e non le vuole più. Mi fa ridere, scusate. Comunque lui pensava di sconfiggere le caramelle hanno sconfitto lui, vabbè, ci sta. Ok, andiamo avanti. Quanto piacciono queste parti qua? Guarda che roba. Andiamo.
Ok. E mo? Comunque, sono contento che si siano presi un po' più tempo per progettare il capitolo 3, perché se già il capitolo 2 rispetto all'1 è tantissima roba, mi immagino il 3 come sarà. Cioè, mi immagino delle robe assurde. Ok, qui sono dei binari, ma il 3 non è dall'altra parte? Power the future. Ok. Vabbè, sì, sappiamo che la manina verde può prendere energia. Ci sono... una ferrovia, cioè. Forse ha a che fare con i binari del treno, no? Forse un altro binario? Un altro pezzo di ferrovia? Ok, andiamo un attimo, ricontrolliamo qui. Mi corre un po' lento il ragazzone, eh? No, ok, qui niente. Ok. No! No! No, eh! No, eh! Echissimissi! Questa musichetta così chill? Cosa? Ciao! Ma no, ti prego, parlami! Parlami, tanto non parlano! No! Ma... allora, aspetta! Aspetta, se lei è come il marito... questa è una trappola palesemente. E non ci stanno altre strade? Non è che sta aperta qui? Quella, secondo me, invece mi vuole mangiare. E no, eh? Per carità, ho detto basta anche qua, io ho detto, basta quelli piccoli, basta quello grosso. E mo? Allora, o ci vuole mangiare tantissimo e c'è un jumpscare incredibile appena giro là, adesso mi gira e mi mangia, oppure è buona. Sarebbe il primo giocattolo che non ci vuole ammazzare. Sarebbe tolta Poppy l'unico giocattolo buono? Perché? Forse non si è incattivito ancora? Non lo so. E poi scusatemi, ma il The Prototype in tutto questo, che noi abbiamo sentito la cassetta, boh. Cioè, quindi ci ha aiutato. No, io però non mi fido, eh. Io non mi fido però. No, dai, c'è un jumpscare terribile, no. No. Oppure luminosità al massimo. No, eh. No, è scappata? Non c'è? Oh, ok. È andata via? Là ci sono dei giocattoli morti. Cioè, ci ha aperto la strada praticamente. Ci ha aperto la strada. Qui dobbiamo prendere l'energia. Qui? Qui pure. Ok, oddio, qui mi sa di Enigma veramente sus. Barry? E chi è Barry, mo? Barry, ci sono dei giocattoli dentro. Secondo me è scappata per di là, mi si. Ma quindi è un carrello? E che dobbiamo fare col carrello? Capisco che è Natale, quindi Babbo Natale con i giocattoli, ma... dobbiamo portare il carrello da qualche parte? Ok, prendiamo qua. Vabbè, non sarà così banale, secondo me. Ci sarà qualcosa sotto? No, vieni! Forza, forza, veloce, veloce, veloce! Allora, posso dirvi una cosa? Io vi giuro, voi non ci crederete mai. Non avevo visto gli occhi del carrello. Non li avevo visti, che qui ci sono due occhi. Ma perché mettono gli occhi dappertutto? Scusate, li mettono sulle macchine, produci giocattoli, ma pure sui carrelli. È inquietantissimo, sembra un'ape che porta giocattoli. Ah, lo vedete? Beh, mi pareva troppo facile. Troppo facile. Allora, mo però siamo arrivati qua, quindi mo... questo dovrebbe essere facile, faccio così. Faccio così. Corro di qua. Ah, cavolo. Devo fare così. Ah, sono rimasto fuori come un fesso. Questa l'ho vista, tranquilli ragazzi. Ok. Videocassetta blu. VHS blu. Vediamo un po'. Maris. Ok, non si legge bene chi è, però. Ok, abbiamo trovato una cassetta. Ok, sentiamola subito. Ok, vai. Oh,
si vede qualcuno! Dai! That's what I like to hear. So, Marcus? When my APARs realized that I left my bloody wallet in the cafeteria, so I'm running through the lobby. So what you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of the line, Marcus. We make toys, not monsters. Now, come on. Carina questa, facciamo giocattoli non mostri. Io avrei dei dubbi su questa cosa. Actually, never mind. Get out of my sight. Allora, due cose. Ma secondo me lui è uno youtuber. Lo metterò in editing, magari. Praticamente lui credo sia andato da Late Pierre, il guardiano era Late Pierre, e gli ha detto di aver visto un mostro con tante zampe, quindi presumo sia quel orribile mille piedi, che aveva una faccia buffa, ha avuto paura di questa creatura qui. E lui diceva, ah, quello è un mostro. No, no, noi facciamo solo giocattoli. Interessante. Allora, io mi chiedo se ci stiamo perdendo altri segreti. Lì però non ci siamo andati. Oh. Si è buggato il suono. Vabbè, niente, continua ad andare all'infinito. Ok. Ah, ho capito. Ah, ok, ho capito. Dobbiamo fare una... Ok, ho capito. Guarda che fastidio le ruote di quel cosino. Mamma mia, ragazzi, troppo forti. Troppo, ragazzi. Ormai proprio gli enigmi ce li mangiamo a colazione. E spingiamo il carrellino. Non ho capito bene che ci dobbiamo fare questo carrello, eh. Giù! Ah, vedi? Fantastico. Ah, perfetto, addio giocattoli. Nessun giocattolo è stato ferito. Vorrei evitare di morire male. Più o meno siamo al quinto, sesto episodio. Oggi dovrei finirlo, penso. Tranne il capitolo extra, ovviamente. E poi inizierà la serie nuova. A meno che non esce il capitolo 3 subito, perché io ancora non so quando uscirà il capitolo 3. Il chapter... Ah, ok, siamo andati dalle spalle del gioco. Guarda che brutti che sono. Che poi diventano tutti colorati, guarda. E probabilmente poi dopo questa serie o inizieremo il capitolo 3, se esce appunto a gennaio, però non si sa quando uscirà il capitolo 3, è stato rimandato perché ci stanno lavorando di più, quindi o inizieremo il capitolo 3, oppure inizieremo una serie nuova dopo Poppy Playtime, che ormai se avete visto il video degli award, che vi consiglio di vedere perché è un video veramente simpatico, la nuova serie sarà, dopo Poppy Playtime, eccetto il capitolo 3, sarà Elden Ring. Che ovviamente io ho giocato, l'ho già finito tutto quanto per PS4, ma lo rigiocheremo in maniera godoversica. E poi ovviamente giocheremo il DLC di Elden Ring e poi torneremo su Poppy Playtime in caso. E poi anche Lies of P, insomma ragazzi, i gameplay non mancheranno. Ok, torniamo nel mood. Ok, qui ci sono le manine, guarda quante manine. Tutta gente morta, vabbè, no, forse no, è un armadietto di manine questo, no? Gap Rack Storage, non è che ci sta qualche segreto qua? Qualche segreto? No, non c'è niente, vabbè, andiamo avanti. Ok, eccoci qua. Ok, siamo tornati qua, manca l'ultimo gioco. Quindi lei è veramente buona, ci ha aiutato. Ok, vediamo se è cambiato qualcosa qui cui possiamo andare. No, ovviamente non possiamo. A questo punto sblocchiamo questo. Jeez, have you played these before? You're so good. Ci sta dicendo che siamo bravi a giocare. Final game, statue. I hope you
hope you had a fun day at the game station. Oddio, fun day at the station? Mi hanno ammazzato tipo 15 volte quei cosi. Insomma, fun day, anche no. Che poi mi fa ridere perché queste sono registrazioni di quando abbiamo visto in quell'immagine lì, qui c'erano tutti i bambini, tutti contenti di seguire mammi in questi giochi mortali, perché a meno che forse i bambini non ci morivano in questi giochi, noi sì. Cioè noi forse stiamo facendo la versione hardcore come di Minecraft, ma di Poppy Playtime in questo caso, almeno della Game Station. E secondo me mammi ci guarda anche da lassù, perché lì non so, non ci potremo andare, mi sa. O forse sì. Ah, ok. Questo ce lo dobbiamo aprire pure da soli, cioè non ce lo apre neanche la tipa. Vabbè. Che poi giustamente sono tutti colorati in base al colore del personaggio. Probabilmente questo episodio lo chiamerò Kissy Missy. Ragazzi, che cosa siamo con voi? Prossima volta affronteremo questo gioco incredibile e forse sarà l'episodio finale? Non lo so quanto manca. Ci vediamo al prossimo episodio.